Ciao a tutti e bentornati su Jake Family Official. Oggi vi faremo vedere quello che si cella dentro la scatola dei banditi di Sherwood. Vi ricordate quella cosa ruba ai ricchi per dare ai poveri dopo aver giustamente trattenuto una giusta percentuale per coprire le spese? Questo gioco è edito della Pendragon Games. Venite a vedere cosa c'è dentro. Ora apriamo Banditi di Sherwood della Ludus Magnus Studio, edito dalla Pendragon, è un gioco di Luca Ricci. Allora, come prima cosa, troviamo il Questa è regolamento. roba mia, che è da leggere, Io gioco. roba troppo pericolosa per i tuoi occhi. Sono Allora, cieca. qui abbiamo il come verrà posizionato il gioco sul tabellone, con i quattro scrigni per i giocatori, la possibilità di richiamare i Merryman, i carri, vabbè, poi il tabellone lo vediamo, i componenti del gioco, e poi ci viene spiegato lo svolgimento del gioco, che è fondamentalmente in tre fasi. La fase appostamento, la fase imboscate e per ultima la fase sceriffo che ci manda in prigione. E poi il conteggio a fine partita che ci darà dei punti vittoria in base alla combinazione di preziosi e monete che saremo riusciti a racimolare nei nostri saccheggi e imboscate. E poi ci sono i quattro Merryman che possiamo chiamare in aiuto durante la partita, che sono Lady Marion, il forte, Little John, il furbo, Robin Hood, l'ubriaco. Fra-tac. Ok, che è comunque una dote. Sì. Poi abbiamo il tabellone. Zan zan zan, lo apro io. Olè! Allora, di lato abbiamo i vari punteggi che dovremo raggiungere. Qua abbiamo dove andranno posizionati i carri. Qua abbiamo Dove le permettere le imboscate per i dadi, la prigione la dove prigione andranno i dadi e e la poi zona saccheggio la dove zona potrai saccheggio. logicamente rubare ai ricchi per dare ai poveri. E E se tengo io? no, tengo Mettiamo tutto la io. prigione. Abbiamo i forzieri, Ah, questi sono son bellissimi. Questi bellissimi. sono fighissimi. Posso montare E tieni, io? poi Ah. gli altri li monto io dopo. Sono fighissimi. Praticamente c'è una parte diciamo principale. E poi ci sono due parti laterali che si montano in incastro. Per andarla a sostenere. Vediamo se lo rompo o se lo monto. No, non pare che sia riuscito a 50 e montarlo. 50. Potresti ancora rompere. Sì, ci sono ancora delle probabilità che riesca a romperlo. Ma no, ce l'ho fatta il nostro forziere. E ce ne sono non uno. Non Due, due, non non tre, tre, non cinque, ma che quattro, ce ne sono quattro. uno più bello dell'altro e quelli per sostenerli. Questo è figo, c'è la rosa, è tutto dorato. E poi abbiamo i vari segnalini. Qua abbiamo tutte le monete, tutte le cose preziose, tutti i forzieri, un anello, il Metti mio dentro, metti dentro. tesoro. Ah, va avanti, io metto la parte tesoro. Ok, Wow. poi Wow. abbiamo le carte. Guarda le monete. Quante ne Troviamo, va? abbiamo, qua concentrati. Abbiamo i vari personaggi. Merryman. Questo è Frattac. No, è Robin Hood, No, è dai. Fra-tac. Fra-tac, Little John e Lady Marion. Facciamo vedere bene. Abbiamo Robin Hood con le sue quattro diverse Abilità. opzioni. Poi abbiamo Fra-tac. Frattac, anche qui con quattro opzioni di gioco. Little John. Col suo barbone. Sembri tu. Uguale. Lady Marion. Lady Marion, bellissima e sciccosissima. E Proprio da bosco. poi abbiamo i carri. Giusto qualche Che carta. possono andare da 1 come possono andare a 33. A uno non lo so, però 33, se ben ricordo, sì. Vedete che l'aspetto anche cambia del carro a seconda di quanto ipoteticamente è
protetto. Questo carro, per esempio, ha un valore di protezione ipotetico tra 10 e 15. Dovrete cercare di indovinare, scommettere 14. No, allora. 12. Accerebro. Vedete, c'è un po' di persone che vi aspettano. Cerchiamo il temibile 33. Qual era Massimo? 33! Vai, Guardate andate, che differenza con un 5. dai. Un po'. Sì, in effetti. E poi abbiamo i vari dadi e Io personaggi. continuo a credere. Rosso, blu, giallo e viola! Viola è mio! Il Dai! colore di Mace Windu! Io sono Scarlet Witch allora. Evviva Anzi, no, tu sei un Sith. No, 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 io sono un Jedi. sono un Sith! No! Finalmente! Ok, e qui abbiamo i vari agenti che potremo inviare Che nelle bella zone di idea! saccheggio. Dan, dan, dan. Vi ricordiamo che i banditi di Sherwood sono stati già recensiti in anteprima da Gaia. E alla fine di questo video trovate il link per andarvi a riguardare o guardare, se non l'avete già visto, il video che fece Gaia durante il Kickstarter, dove spiega proprio come si gioca, le regole base e vi presentava un pochino il gioco. È finito il video, Faccio ok? dopo Giochi allora. dopo con i Ci vediamo pupazzetti. dopo. Ok. Ciao da Gaia e da Gaia. Ciao e al prossimo video. Posso salutare E anch'io? saluta. Ciao dal papà di Gaia! Ciao! Ciao. Prossima volta posso fare un video da solo. No.